È giunta a un punto decisivo la causa di beatificazione di Matteo Farina, il ragazzo brindisino morto nel 2009 a 19 anni per un male incurabile e che presto potrebbe essere proclamato beato. Il processo ha già superato la fase diocesana ed è approdato nel giugno dello scorso anno a Roma, dove in questi giorni si è conclusa la parte più laboriosa della causa di Matteo, la redazione, la stampa e la protocollatura dell'Aposizio, un volume di ben 795 pagine con oltre 2000 documenti che la Curia di Brindisi ha inviato al Vaticano. La Posizio è un testo fondamentale in una causa di beatificazione perché analizza e studia la figura del Servo di Dio nella sua interezza, ripercorrendone la vita giorno per giorno e valutandone la chiamata alla santità sulla base delle deposizioni processuali di quanti lo hanno conosciuto più da vicino e sono stati sentiti come testimoni nel processo informativo diocesano. Vengono anche acquisite altre testimonianze raccolte dopo la sua morte su suoi scritti e tutta quanta la documentazione disponibile che riguarda la sua vita. Questo volume, scritto dalla postulatrice Francesca Consolini, sarà esaminato dal Collegio dei Teologi della Congregazione delle Cause dei Santi e dai Cardinali e Vescovi che costituiscono la stessa congregazione. Perché si giunga alla Beatificazione, sarà poi necessaria l'approvazione e il riconoscimento di un miracolo attribuito all'intercessione di Matteo. Un miracolo tenuto per ora segreto che sarebbe già al vaglio del delle autorità ecclesiastiche che pare riguardi una prodigiosa guarigione di un bimbo inspiegabile per la scienza. La fama di santità di Matteo ha da tempo superato i confini regionali, basti pensare che a Montecosaro, nelle Marche, di recente hanno inaugurato un oratorio parrocchiale a lui intitolato e che sempre più spesso comitive di giovani provenienti da ogni dove, in occasione di ritiri, pellegrinaggio o campi scuola, si recano in Duomo per sostare in preghiera e meglio conoscere la sua vita. Qui infatti nel Duomo di Brindisi dallo scorso anno è stata traslata la salma di Matteo, collocata all'interno di un sarcofago di marmo accanto all'ingresso principale. Per i brindisini quel ragazzo sempre sorridente è già santo.